prova là, per dire, Gesù Cristo, città di Barra, è il salvatore del mondo e lui vuole salvare questa città, perché è scritto nella parola del Signore, carissimi di Barra, che il figlio di Dio, Gesù Cristo, andò sulla croce per i nostri peccati, perché tutti siamo peccatori e meritiamo la condanna, ma il figlio di Dio è morto sulla croce per noi, lui si è caricato dei nostri peccati, affinché se noi crediamo in Gesù Cristo, noi otteniamo la salvezza della nostra anima. Se noi crediamo in Gesù Cristo, noi otterremo la salvezza della nostra anima, perché è scritto nella parola di Dio che il salario del peccato è la morte. Ascoltate bene, così dice la parola di Dio: il salario del peccato un giorno ci condurrà alla morte, perché siamo tutti peccatori, ma Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo Gesù Cristo, amen, a morire sulla croce per i nostri peccati, affinché chiunque crede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riceva il dono della vita eterna. Gesù è l'agnello di Dio che toglie il peccato dalle nostre vite. Per questo noi predichiamo il Vangelo in ogni luogo dell'Italia e in tutta la terra, perché Gesù l'ha detto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto in Gesù Cristo sarà salvato, ma chi non avrà creduto nel Figlio di Dio, Gesù Cristo, non sarà salvato, ma la condanna eterna di quella persona. Forse questo mondo ti sta ingannando. Devi sapere che la Bibbia dice che Satana seduce tutta l'umanità e la sta portando verso la distruzione, ed è la verità. Perché se anche guardiamo un telegiornale, vediamo la fine che sta facendo il mondo senza Gesù Cristo. Perché il mondo ha perso la fede nel Signore. Il mondo non cerca più la luce di Cristo, ma il mondo è sommerso dalle tenebre.